Io sono Carmela, il mio viso è stato deturpato dal silicone. È iniziato tutto con un dimagrimento. Mi sono così dimagrita che non mi piacevo. Lei diceva di essere una dottoressa che poi dopo si è scoperto che era una semplice estetista. Col passare del tempo mi sono gonfiata e mi è arrivato fin sotto agli occhi. Dunque, siamo in diretta con la signora Carmela e la nostra Carla Lombardi, un parterre d'eccezione, oggi qui nel nostro studio. Buongiorno a tutti. E dunque, Carla, a te. Sì, Eleonora, Carmela, giovanissima. In quegli anni, nel 2001, era dimagrita tantissimo, aveva il suo viso, aveva perso tono, quindi tramite un'amica conosce questa pseudo dottoressa che si presenta come dottoressa ed inizia a fare quelle che lei credeva delle semplici iniezioni di acido ialuronico per alzare un po' i zigomi. Carmela invece inizia tutto da qui, tu inizi a fare queste punturine che però non sono quello che ti aspettavi fossero. Sì, da qui inizia il mio calvario, durato tantissimi anni. E niente, io ero convinta che era acido ialuronico, che poi sfuma col tempo. E non era così, ma era silicone. Come ti sei accorta che era altro? È perché me lo disse un amico, che questa persona usava il silicone e non l'acido ialuronico. Tu purtroppo avevi già fatto tante punturine. Sì, era già troppo tardi. E com'era il tuo volto? In che cosa ti aveva trasformato? Quale parti del volto? Allora, soprattutto gli occhi, perché il gonfiore del silicone arrivò fin sotto agli occhi. Quindi avevi, diciamo, era diventato tutto gonfio? Sì, tutto gonfio. Diciamo che non avevo più i miei lineamenti. E anche gli occhi si erano molto rimpiccoliti? Rimpiccioliti. Ma chi è questa persona? Come l'hai perché conosciuta? Perché ero gonfia di questa sostanza. Come l'hai conosciuta? Sì, Eleonora. Ciao, cara. Ciao, buongiorno. Ma come l'hai conosciuta questa l'ho donna? L'ho conosciuta tramite una mia amica, che lei si era fatta le labbra da questa persona che insomma diceva di essere una dottoressa, ma poi alla fine era una semplice estetista. No, vabbè. No, vabbè. Gravissimo. Dove? No. Incredibile. Ma da lì è iniziato proprio tu non ti potevi vedere allo specchio, sei andata in depressione. Sì, la depressione, insomma, ho tentato anche il suicidio, mi dispiace dirlo, ecco, però è così, perché non mi sono mai accettata. E volevo ritornare quella che ero prima. Ma hai denunciato questa donna? Quante operazioni fa? L'hai denunciata? Sì, l'ho denunciata, sì, l'ho denunciata. Ma è com'è? Però non mi ha neanche risarcito, niente. Ma scusa, un procedimento penale è iniziato? È stata inviata a giudizio? O hai solo chiesto risarcimento in sede civile? No, anche penale. E so che è stata anche qualche mese dentro, però giusto qualche mese. Per cui è stata ma comunque forse condannata. Avrà le sue conoscenze, non lo so. È stata condannata? Sì, è stata condannata, sì. Ma sì, adesso sì, che sì, cosa sì. fa questa donna? È uscita libera? Sì. È tornata libera e fa ancora l'estetista?
Sì, sì. No. Fa ancora l'estetista e inietta silicone. No. Ancora? Vabbè, ho capito. No, non è possibile. Ancora. Ma non è possibile. Ma tu hai certezza di quello che stai dicendo? Cioè, lo stai dicendo così sì. o hai sì, delle prove per quello che dici? Perché è gravissimo. Cioè, con quello che tu stai dicendo oggi, noi dobbiamo andare a denunciare dai carabinieri, subito. Perché è una cosa gravissima quella che stai raccontando. Il fatto che ci sia una persona silicone. Oggi in Italia che sì, sta iniettando silicone liquido, c'è gente che ci muore. È proibitissimo. Sì, anche perché gli organi. Sì, ne sono certa perché ho fatto qualche telefonata e mi sono resa conto che continuo a lavorare con questo silicone. Ma è una cosa gravissima questa. Sì. Allora, iniziamo a sentire gli ospiti. E io purtroppo, finita questa trasmissione, devo andare a denunciare ragazzi insieme alla nostra Carla Lombardi. Ci dispiace, assolutamente, però sì. Ci faremo dare i nome e cognomi, gli estremi di questa cosa, perché questo è un reato. E tu e se fosse pubblico. Vero, rispetto a quanto sta raccontando questa donna, se fosse vero che c'è ancora la possibilità che qualcuno in Italia parliamo con tutti gli ospiti, la stessa identica cosa. Allora, lo so, allora, ti è successa la stessa identica, erano all'inizio degli anni 90, in uno studio, ti assicuro, di tutto rispetto e con una, diciamo, presentazione dello studio ad altissimo livello. Nel mio caso credo che la persona che mi ha iniettato, cioè le famose labbra che non sono mai cadute in prescrizione, non sono manco colpa mia, perché questa signora mi vendette, esattamente come alla signora, il prodotto come un prodotto reversibile, quindi che dopo, se non mi fosse piaciuto, in realtà era silicone. Ma il problema non fu nemmeno quello, perché quello fu il primo dei piccoli, cioè è diventato il piccolo problema e poi la bocca che mi porto tuttora, che in fondo mi accompagna, una mia caratteristica, a me è andata anche molto bene. Ma la cosa ancora più inquietante è che questa signora, durante i trattamenti che mi faceva, faceva delle fotografie a mia insaputa e cercò di venderle a Sorrise Canzoni. E per fortuna c'era Gigi Vesigna che si rese conto, ci fu un processo, ci fu una denuncia, cioè non solo la signora mi iniettava silicone, non prendeva soldi perché era, se, diceva lei, poi mi presentò un conto che non finiva più, però il conto che non finiva più finì soprattutto sul tavolo di un grande direttore che era Gigi Vesigna, che si rese conto subito di che cosa si trattava, perché qualsiasi tipo di cosa io facessi, dai massaggi alle punture alle cose, la signora con una mini telecamera fotografava, un'agenzia tentò di rivenderla e ci fu un processo che durò anni, tra l'altro, e dico solo che la signora è stata assolta. Tutti gli altri sì. Assurdo. E tutti gli altri invece hanno avuto delle condanne che poi sono state l'agenzia, la persona che ha fatto le fotografie, eccetera, eccetera. Vabbè, questa signora. Allora, sentiamo il professor Valeriani, apriamo anche il professor Michele Pascali, chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, che è colui che si sta occupando di questa signora. Allora, professor Valeriani, il silicone liquido è assolutamente vietato, sì, è un reato, vero. Però c'è ancora qualcuno che lo fa? Purtroppo sì. Il problema, secondo me, non è solo per il silicone liquido, è anche per le sostanze permanenti, che all'inizio furono approvati in Europa, sono le carenze, e chiaramente poi anche quelle sono state bandite. E quindi il problema del silicone si era esteso anche ad altri prodotti, perché la paziente sperava di usare dei prodotti che dessero un risultato permanente. Certo. E anche giusto. Certo, qui parliamo anche di costi, certo, cioè, immaginiamo che la signora facendolo, la signora l'ha fatto in casa questa infiltrazione, sono venute in casa. Però è stata trattata in una maniera un po' eccezionale, nel senso da anestetista. Non può essere neanche in casa. Non si potrebbe anche nemmeno un estetista, ma si può toccare. No. Il silicone liquido non si può iniettare. Non si può iniettare. Rosanna. No, il problema è che molto spesso non si domanda la confezione, questo è un difetto che vorrei sottolineare,
quando ci si rivolge per fare queste, diciamo, pratiche che teoricamente non dovrebbero essere invasive e che poi invece purtroppo possono dare anche delle conseguenze drammatiche, bisognerebbe sempre, uno si vergogna magari a chiedere di far dimostrare... No, però il professionista rilascia sempre, Tagliandi. I professionisti rilasciano sempre. Negli studi seri lo fanno automaticamente, esatto. Fanno vedere la confezione del prodotto che viene iniettato, ma molto spesso non lo fanno e la persona che va mi hanno raccontato che si vergogna magari di chiedere, come se fosse un gesto di sfiducia. Ecco, per favore abbiate il coraggio invece di domandare sempre di vedere la confezione del, diciamo, del liquido che viene iniettato, perché è molto 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 importante. A me, scusatemi, possono fare vedere tutte le confezioni che volete, ma se io non ci capisco niente, non conosco, mi devo fidare di un medico. Se una mi dice che è un medico e fa l'estetista e mi inietta una cosa che non può neanche iniettarmi e mi racconta pure una bugia, mi dice guarda, questo è acido ianuronico, magari mi fa vedere una confezione scritta in tedesco, tanto su tutte case. Poi nella siringa ci mette un'altra cosa. E ci scrive un'altra cosa, ma come faccio io a proteggermi da questo? Allora, metti che a questa signora capiti qualcosa. C'è una certificazione, quando ti fanno così finalmente, denunciamo che noi conosciamo la pratica dell'iniezione. Sì, lo so come si fanno. Tutti. Allora, ve l'ho detto, finalmente. Allora... c'è una, ti fanno un certificato dove ti dicono che cosa ti hanno iniettato. Questo poi, fra l'altro, corrisponde poi magari anche a una fattura. Quindi voglio dire, già lui molto spesso invece, vabbè dai, ti faccio qualcosa di meno, dammi quella. Esatto. Invece, fattura che testimonia che cosa ti è stato fatto. Per cui se hai delle reazioni allergiche, hai dei problemi, questa persona deve rispondere di quello che ha fatto, perché ce l'ha scritto lui nero su bianco. Però questo è con i professionisti. Allora dimmi, Manila. Cioè, tutto questo è tutto giusto, però affidiamoci. Noi abbiamo raccontato, ti ricordi, di quella mamma morta per un'infiltrazione di silicone liquido. Esattamente. Questo non accade con i professionisti. Esatto. Quando si va negli studi specializzati... C'è un albo, non ci vuole... Però mi rendo conto che a volte ci sono delle scelte dettate da una questione economica. Allora, Arianna Davide ha avuto... I certificati possono combinarti dei guai enormi, perché, te lo dico, ci sono passata in prima persona, quindi insomma... Allora, fra poco Arianna ci racconterà tutto quello che le è capitato. Volevo solo fare una domanda e dopo la pubblicità sentiamo anche il suo professore. Una domanda, Carmela, scusami, ma queste iniezioni dove te le faceva? Sì. Lì nel centro estetico, poi arrivava ogni tanto, veniva a casa, quante ne hai fatte? E quanto soldi ti chiedeva? Allora, le iniezioni... Allora, all'epoca ogni iniezione... sulle 100 euro ogni iniezione. E poi comunque lei aveva un appartamento grandissimo in cui metà di quell'appartamento era adibito a centro, a studio. Noi consideri che il costo di un prodotto... Però era una casa privata. L'acido ialuronico sa di più. Torna 300 almeno. L'acido ialuronico costa di più. Almeno 300. Costa come prodotto base intorno alle 100 euro. E viene generalmente fatto pagare intorno alle 300 euro. Sì, 300. Anche perché c'è il dottore. Allora, mandiamo un attimo la pubblicità. Fra poco racconteremo anche la storia di Arianna Davide qui in studio. Apriremo anche ad altri ospiti. Sentiremo, Carmela, il tuo medico, Michele Pascali, che è già collegato, mi dicono. 30 secondi, ritorniamo subito per stare con voi. Allora, eccoci ancora in studio. Nel 2001, varie iniezioni di silicone liquido da una persona che non poteva assolutamente praticare questo tipo di situazione, se non che il silicone liquido da 30 anni è assolutamente vietato nel nostro paese. Non solo, ma non era nemmeno un medico, pur mostrandosi invece una professionista. E la storia di Carmela, ecco qua, Carmela ha avuto varie iniezioni, adesso raccontiamo bene questa, Carla, me la devi dire tu.
perché invece ho letto che c'è stato un risarcimento, ma Carla forse tu sei più informata di noi. No, ora. Allora sì, cioè lei... Sì, avrebbe dovuto prendere 150.000 euro di risarcimento, ma non ha preso niente perché la signora era nullatenente, quindi praticamente non ha avuto nulla, Carmela. La casa e restituire i soldi. Brava. Quell'appartamento era in affitto, non era suo. Immagino che era in affitto. Era in affitto l'appartamento, cioè se non la tenente sarebbe stato un ignoramento. Esatto. Allora andiamo da Michele Pascali. Dottor Pascali, salve. Buongiorno a tutti. Ecco, lei si è trovato davanti a questa situazione di Carmela? Sì, io ho conosciuto Carmela circa 4 anni fa, mi è stata riferita da un collega napoletano e la situazione, come avete avuto modo di capire, era abbastanza compromessa perché c'era del silicone che era stato iniettato in tutta la regione della guancia, dello zigomo, ma anche nella regione orbitaria, bilateralmente, da tutte e due le parti. Poi erano stati fatti anche dei tentativi di rimozione di questo silicone che avevano peggiorato ancora di più il quadro clinico. Quindi Carmela aveva un occhio, il suo occhio destro, che praticamente non si chiudeva più e la sua palpebra inferiore era completamente spostata verso il basso. E quindi diciamo alle problematiche prettamente estetiche si sommavano anche delle problematiche funzionali, perché l'occhio non si chiudeva e quindi necessariamente dovevamo fare una chirurgia che era una chirurgia da una parte per ripulire il silicone ma dall'altra anche per ricostruire la palpebra inferiore e dare la possibilità all'occhio di chiudersi. Dunque quante volte ha dovuto seguire, perché adesso rischia anche la vista su un occhio, forse mi sembra di aver capito, c'è un problema proprio di salute, un problema fisico importante. Cioè, oltre alla questione estetica... E psicologica, la depressione... Cioè, pensate, io veramente non so nemmeno immaginare, no? Che cosa ha passato questa donna... E che cosa sta passando adesso. Ma c'è anche una questione legata proprio alla vista, professore? Assolutamente sì. Come avete visto, quando conobbi Carmela... c'era quell'occhio che era completamente aperto, quella palpebra che era 1,5 cm spostata in basso, perché il silicone e tutti i processi infiammatori che il silicone stesso poi causa nel corso degli anni e i tentativi di ricostruzione, si vede lì in quella foto che io vado a toccare un pezzo di cartilagine che era stato messo per cercare di richiudere l'occhio. Ecco, quindi dall'epoca ad oggi vedete che c'è stato un netto miglioramento della situazione, però come dico sempre io, ci vogliono pochi secondi per infiltrare questo materiale, ma ci vuole spesso e volentieri tutta una serie di interventi e tantissimi anni per cercare di risolvere le situazioni e quindi risolvere non soltanto, come dicevo, dal punto di vista estetico, ma Carmela ne è la prova, anche dal punto di vista funzionale, perché ovviamente la vista e la funzionalità dell'occhio viene ancora prima che l'estetica della palpebra o avere uno zigomo più o meno diciamo così accentuato, più o meno disegnato. Professora, una mia amica è successa più o meno la stessa cosa, con quasi la necrotizzazione della parte sotto l'occhio e come la signora a un certo punto anche del nervo ottico. Però la cosa grave è che continuano, ci sono persone che continuano a iniettarsi nel sole liquido. Denunciateli subito. Vi rendete conto? Alle volte sono addirittura dopo che è vietato da 30 anni, diamo delle informazioni. La cosa più grave è che non è solo il silicone. Certo. Cioè tutti i prodotti permanenti, dicasi, tutti possono dare dei problemi nel tempo. Perché quando i prodotti sono riassorbibili, l'organismo mano a mano smaltisce. Nel caso dell'acido ialuronico, addirittura abbiamo degli enzimi, la ialuronidasi, che lo scioglie in pochissimo tempo. Quindi abbiamo anche la possibilità di non chiuderci la porta alle spalle con l'acido ialuronico. Purtroppo vengono usati anche altri prodotti, e poi il professor Pascale lo sa sicuramente come me, e che sono, col fatto che durano nel tempo, vengono presentati come una soluzione allettante, perché la paziente si fa un trattamento e poi quello gli dura. Purtroppo tutti questi prodotti possono scatenare reazioni allergiche nel tempo. Ti è mai successo a te, Nadia? Una cosa del genere? Soltanto una ricostruzione.
quando ho fatto un'addominoplastica per ricostruttoria, perché avevo per il seno? Tanto seno, e è stato ridotto, ma era stata tolta talmente tanta pelle che non l'ho mai raccontata perché non è una cosa piacevole. Sì. Praticamente si è riaperto tutto. Ma veramente? Si è riaperto tutto e io dallo specchio vedevo addirittura le... Le ghiandole? Le protesi. Le protesi? Cioè ti si è riaperto il seno? Sì, tutta la cicatrice. Perdevo tutto, liquido. Un'infezione però. Aspetta, raccontiamo un attimo. Perdevo liquido, ho perso liquido e... Su un seno? Stavo andando in setticemia, sì. Infezione. Questo quanto tempo fa è successo? Questo è successo nel 2000, nel 2014. Era una riduzione perché col dimagrimento tanto seno, però avevano tolto troppo e... mettiamo una gap, una protesi, evidentemente hanno messo una protesi più grande e la pelle non ce l'ha fatta. E questo quando ti è successo? La notte? Che come te, o eri già ricoverata? Stavo in degenza a casa di mia mamma e ho proprio sentito scroc. Sì, senti proprio la pelle. Oh mamma mia! E non capivo cosa fosse. Mi alzo per andare in bagno piano piano e perdevo liquido da tutte le parti. Per cui ti si è aperta totalmente la cucitura. Addirittura facevo le medicazioni a casa come mi era stato detto di fare, però sentivo che era qualcosa di... Eccessivo. Per cui hai passato la notte così, la mattina, o sei andata subito a pronto soccorso? No, il medico non c'era, sono andata la mattina subito, arrancando, ovvio, accompagnata da mia sorella. E... immediatamente ti hanno tolto, scusami, hanno, ti hanno tolto la hanno protesi? Tolto tutto, sì. Ti hanno tolto tutte e due tutte le protesi due, a quel punto, tutte e due. Per cui hai dovuto risubire una nuova operazione. Io sono stata un anno e mezzo senza seno, con l'ovatta. Per cui non ti hanno rimesso le protesi Non su? Si potevano perché c'era un'infezione. In atto, se c'è un'infezione in atto non c'era si può. C'era un'infezione, stavo andando insieme. Ma rimettere le protesi posso subito. Dire, sembra proprio per assurdo, la puzza di cane morto, quella si sentiva. Per cui tu sei stata un anno e mezzo senza nessuna protesi, con la riduzione di seno che avevi chiesto perché avevi avuto questo dimagrimento. Perché era rimasta comunque un seno sceso, svuotato. E la pelle. Ti hanno messo una protesi troppo grande che non ha retto al tessuto. Si è riaperto. Può anche succedere, non è negligenza, non voglio parlare di negligenza perché può anche succedere, però la sofferenza... drammatica. La sofferenza. Non lo so, può però succedere? Scusami professore, sì, può in succedere? Realtà, purtroppo alcune complicanze, anche se raramente, come l'infezione, la deiscenza della ferita, come in caso della signora, cioè la riapertura di una ferita, può succedere perché purtroppo la medicina non è una scienza esatta. È sicuramente meno ammettibile questo in ambito di chirurgia estetica, dove bisogna essere non scrupolosi, ma di più, e Pascale lo sa meglio di me. Però allora, potremmo anche lanciare un messaggio contro la medicina estetica, sì, no, la medicina chirurgica in questo senso. Cioè, dire, le donne belle come sono, scusa, volevo finire un concetto. Le donne belle, ce ne sono tante, che vanno a rifarsi per essere davvero perfette come i sexy symbol americani, si dessero una calmata, andassero da un bravo psicologo, perché bisogna accettarsi per come quello che siamo. Ma scusa, posso dire una cosa? C'è qualcuno che vuole risponderti, Patrizia? Tantissime donne... Alba, rispondi tu. Tu eri bellissima, io ti conosco, ti ho visto allattare tuo figlio Francesco. Lo so. Sei la donna più bella del mondo. Grazie. E il fatto che... Però non è che adesso noi dopo possiamo... Nel senso che sei allora. Posso dire una cosa, perché siccome io in questa trasmissione difendo la libertà di una donna. Se una donna decide, bella, non bella, brutta, non brutta, di andare da un chirurgo estetico, ha la libertà di farlo. Certo, per carità. Se no criminalizziamo tutte quelle che vanno dal chirurgo estetico. Due parentesi. Prima, piccola parentesi di me personale, Alba. Visto che Vittorio Sgarbi ha detto che io sono un monumento nazionale, io come monumento nazionale mi restauro e delle belle arti possono grande rispondere, questa è basta, non devo rendere conto a nessuno. E per quanto riguarda invece la chirurgia estetica, per molte donne, ricordiamoci quante donne per esempio ogni anno subiscono operazioni
invasive a causa di cancri o tumori. Sì, per fortuna esiste la chirurgia estetica. Perché anche per molte poi c'è la libertà individuale di voler invecchiare ognuno come gli pare. Io non voglio. Ma scusami, ma se una persona c'è un naso, però scusate, allora il modo in cui lo faccio sarà poi tra virgolette far mio. Certo, una cosa importante, che uno chiaramente quando capitano situazioni di cancro, eccetera, eccetera, molto spesso sono c'è l'ospedalizzazione e se ne occupa lo Stato, certo, in molti casi. Certo. Purtroppo, se una donna semplicemente ha un problema estetico o anche un ragazzo psicologico, che può essere comunque, semplice, per lui è un enorme problema. Certo, per voi tu non hai mai stravolgere. Posso fare delle domande in questa trasmissione? Posso dirti una cosa sola? No, posso farti una domanda? Tu non sei mai andata dal chirurgo? No, non ho mai fatto nessuna operazione mai, invasiva. Non hai mai fatto nulla, non hai mai fatto faccio punturine? No, certo che le faccio le punturine di acido ironico. Beh, però fare la punturina è la base di diventare più belle. Allora, certo, quello che hai detto. Arianna, scusami, sei microfonata. Se tu dici qualcosa all'orecchio ad Alba Parietti, vai in onda. Per cui dimmi che cosa le hai detto, perché è andata in onda. Mi sta facendo adesso un complimento, ho detto che mi trova molto bene. Esatto, perché non ci incontriamo. Per esempio, lo so, però è andata in onda, per cui noi dobbiamo sapere quello che... Il professor Valeriani, però questo lo posso raccontare perché sono autorizzata a raccontarlo, ha dovuto, quanto tempo è durato quel lavoro che hai dovuto fare a una ragazza che aveva bisogno perché non aveva mezzi? Beh, e lui l'ha fatto gratuitamente, gli avevano deturpato la bocca in una maniera disumana, ha dovuto fare, quanti interventi hai dovuto fare per togliere il silicone? Più interventi. Ma io sto dicendo proprio questo. È una cosa terribile. Andare da un bravo dottore che tra l'altro possa essere anche uno psicologo e capire se effettivamente la persona, se la persona ha bisogno davvero, perché c'è un'esigenza effettiva, per carità, sono la prima a dire che ci vuole l'intervento, ma se arriva una bellissima donna, una bellissima ragazza e vuole diventare ancora più bella perché gli è preso che vuole assomigliare, che ne so, a una donna stupenda attrice, allora quello è sbagliato e lo psicologo e il chirurgo. Allora, io mi chiedo una cortesia in questa trasmissione, sennò mi arrabbio. Io sono parlate una alla volta, perché altrimenti a casa non capiscono nulla. Voglio dare questo messaggio perché è importante. Sì. Allora, quando Rosanna ci sono delle labbra deturpate da silicone, è possibile toglierlo. È un calvario, parliamoci chiaro, perché ripeto, il professor Valeriani che l'ha fatta una persona che aveva bisogno di essere aiutata perché non aveva mezzi, e io la mandai dal professor Valeriani qualche anno fa, gliel'ha dovuto togliere, ma è durato quante volte? Sei mesi? È stato un calvario dolorosissimo. Quindi ecco, molto importante, per esempio, questa moda delle labbra esagerate, per carità, perché se disgraziatamente mettete silicone diventa veramente un problema serio. Vorrei sentire la psicologa. Allora, la Pellegrino ha detto una cosa, dice no, ma non bisogna, se uno è già bello, tu sei molto bella, grazie, non serve che uno vada dal chirurgo estetico. Ma lei stessa poi dice no, però io faccio le punturine. Sì, una volta cui, l'anno. Alla sì, base perché... del tuo ragionamento. Sì, allora, punturine e mi faccio dare il certificato che sono soltanto acido. Cioè, l'acido è già nella nostra pelle. Però, noi scusami, rinforziamo le difese contro quello la vecchiaia. Pellegrino, è che alla base che del tuo ragionamento non c'è coerenza. Come non c'è coerenza? Non mi sono mai fatta niente, sono tutta vera, non mi sono fatta le sette, non mi sono fatta il lifting. Non c'è coerenza. Perché? Ma perché è sempre un intervento estetico? Non è un intervento chirurgico, è un intervento estetico fatto da un chirurgo professionista. C'è una chirurgia buona, c'è una chirurgia cattiva, professoressa, ci aiuti lei a capire. Intanto c'è una chirurgia in cui ci si affida delle persone che sono iscritte a un albo, che hanno delle certificazioni. Professionisti. Questa è la prima cosa, anche se costa di più, sicuramente è una sicurezza, questa è la prima cosa. Poi c'è un problema di identità, perché se io vado da un chirurgo, ha una deontologia professionale, quello che diceva prima Alba Parietti, cioè non può pensare di farmi, se io sono 45 kg, un seno sproposito. Mi deve fare ragionare. Tanto è vero che oggi tanti chirurghi estetici si avvalgono della cooperazione di uno psicologo. Io faccio questo lavoro, soprattutto sulle ragazze più giovani, perché queste trasmissioni, queste testimonianze di Carmela sono importantissime, anzi io direi
tornare a Carmela. Ti prego, Carmela, io capisco che tu ti sei esposta, però è importante che tu porti la testimonianza anche nelle scuole, perché si sta sempre più abbassando l'età della perfezione, dell'arrivare ad essere bellissime. Per cui è fondamentale, perché qui c'è la testimonianza di donne bellissime che sono ricorse a quello che hanno voluto loro. Perché è un problema di identità, perché poi ci si guarda allo specchio e non ci si riconosce più. Vero. Io è quello che dico alle ragazze e alle donne. Perché è importante? Perché è vero che ci si deve voler bene, ci si deve piacere, però è un problema di identità. Pensate una cosa che nessuno dice: quando ci si rifà il naso, e ci sono dei nasi importanti, cambia completamente il viso. Il viso cambia completamente, ma sappiate che il cervello, il nostro cervello, se noi ci guardiamo allo specchio, ci si fa vedere ancora col naso vecchio, perché è il nostro cervello che non riesce, va in dissonanza cognitiva. Per cui, se il nostro cervello va in dissonanza cognitiva, stiamo molto attenti a stravolgerci, perché è la nostra identità di donne che dobbiamo in qualche modo affermare. Altra cosa, il rispetto per noi stesse. È vero che sono medici, però è anche vero che noi abbiamo assolutamente il diritto di avere un ragionevole dubbio. Per cui io la cosa che dico è: fate un consulto, con tutto il rispetto che ho per il chirurgo. Allora, volevo io sentire Nadia su questo. Ma poi oggi con internet è facilissimo anche vedere tra le referenze. Sono d'accordissimo con lei, dottoressa, d'accordissimo. Quante persone si sono lamentate, perché poi vedi, proprio come nei ristoranti, voglio dire, si fa con i ristoranti, non si fa con un chirurgo che ti fa tre ore di intervento. Però allora, velocemente, Nadia, poi devo sentire Arianna. Non è stato un eccesso di voler sembrare o voler apparire. Io ho fatto un percorso lungo, che da 150 sono arrivata alla fine a 67 kg e la pelle in eccesso, come diceva qualcun altro, non è che si rimette da solo a posto, si ha bisogno comunque di un bravo chirurgo estetico, al quale io mi ero comunque affidata, perché al suo nome, alla sua risonanza e ai suoi risultati, che sono meravigliosi. Mi sono incappata in una giornata sbagliata, sicuramente. Che ti è successo, Arianna, a te invece? Dopodiché mi sono affidata al professor Lorenzetti, che ti ha sistemata. Ha rimesso a posto quello che c'era da rimettere. Che ti è successo, Arianna? Allora, innanzitutto ti dico che se tornassi indietro, io penso che non farei mai più una mastoplastica additiva, non metterei mai più le protesi al seno, perché da una cosa che pensavo fosse bella anche per me stessa, visto che comunque avevo una prima, il professor Valeriani te lo può dire, perché noi ci conosciamo, mi ha conosciuto che ero bimbetta, avevo 20 anni, e quindi sa che comunque avevo una prima, non avevo seno, eccetera. Poi ti iniziano a dire: ma sai, la campagna pubblicitaria per l'intimo non la puoi fare, perché il seno non ce l'hai, il reggiseno non lo puoi mettere, e tu vai un po' in confusione. Quindi ho retto per tantissimi anni, perché poi io mi accettavo, non è che per me era un problema. Poi non so perché mi è preso il momento da matta, a 27 anni ho fatto il primo intervento, che è andato anche bene, solo che poi quando ho avuto la prima gravidanza, dopo l'allattamento, una protesi mi è uscita dal muscolo, diciamo la parte sotto, quindi mi hanno rioperata, da lì ho iniziato il calvario di 6 operazioni andate male, una dietro l'altra, con questa protesi che mandavo in giro fino a qui. È un disastro. Ancora oggi dovrei essere rioperata per la 7ª volta, perché ho il seno sinistro che si è rigirato, il professore mi capisce, la forma della goccia si è ribaltata, mi è uscito fuori dal muscolo, mi va in giro nel costato, ancora dicendo. Sì, io dovrei essere rioperata. E poi la cosa che a me, sinceramente, e lo dico senza vergogna, non mi fa più sentire donna, mi fa stare gobba, è che un medico di questi si è permesso, da una 250 grammi di protesi che avevo, di mettermi una 375 senza il mio permesso su un toracino piccolo come il mio, calcolando che io sono alta 1,73 m, peso 48 kg, sono piccina, ho un muscolo pettorale, questo dato dall'ecografia che ho fatto, di 1 mm, tu mi metti una 3,75, non regge il mio seno. Certo. E io tendo a mettere questi reggiseni imbottiti, a stare spesso così in gobba, perché io ho vergogna di stare dritta, perché non mi appartiene. Allora, volevo sentire su questo Valeriani, vedo Francesco Fredella, ciao Francesco, e Francesca Natta. Dunque, allora, innanzitutto, professore, indubbiamente la chirurgia plastica è una chirurgia vera e propria, e quindi può avere anche delle complicanze. Queste complicanze vanno ben spiegate, non solo con una firma e basta, ma ben spiegate durante le visite preoperatorie.
E poi bisogna riflettere bene, come diceva giusto la nostra Arianna, sulla grandezza più adatta per il corpo, cioè consigliare il paziente. E il paziente non ha una conoscenza tecnica, quindi va preso per mano e guidato. Certo. Poi, purtroppo, se ci sono complicanze, vanno gestite subito e da persona esperta, che le complicanze sono più difficili da trattare. Certo. Allora, io vorrei chiedere a Carmela, insieme al dottor Pascali, se un giorno venite a trovarmi qui in studio, Carmela, e cerchiamo di comprendere anche rispetto a quello che tu ci hai detto in diretta, se questa persona continua veramente a iniettare silicone liquido. Io penso che questa vada denunciata immediatamente, subito. C'è proprio il fatto, e spero che qualcuno controlli, perché quello che è successo a te potrebbe succedere ad altre persone. Io pochi mesi fa ho trattato un caso di cronaca nera di una ragazza, una giovane mamma, che è morta dopo una iniezione di silicone liquido. È successo l'anno scorso, per cui purtroppo, che ha fatto in casa, quello che noi oggi possiamo dire assolutamente è: non fate iniezioni di questo genere, affidatevi ai professionisti, vi prego. Quando sentite parlare di silicone liquido o di iniezioni di qualsiasi genere, andate da un medico iscritto all'ordine, all'albo dei professionisti. È una, un costante appello che noi facciamo in questa trasmissione. Fredella, sei collegato? Francesco? Allora, Eleonora, è importante quello che tu hai detto, perché qui c'è da fare un'inchiesta giornalistica che sicuramente tu farai, perché le parole di questa donna, insomma, mi lasciano un po' interdetto il fatto che un estetista, che poi pare sia stata anche condannata, sia ancora in giro a fare iniezioni, io la trovo una cosa assurda, quindi innanzitutto documentiamoci. E poi, come dicevi, è importante sicuramente difendere la libertà delle donne, cioè io non sono contro la chirurgia estetica, però stiamo con gli occhi aperti, cioè oggi abbiamo mille mezzi per capire qual è il professionista adatto alle nostre esigenze, non pensiamo a risparmiare 200 euro e non pensiamo ad andare dall'estetista con la speranza di avere un viso degli zigomi più belli. Ci sono i medici, bisogna andare dai medici specializzati in questo. E oggi tutti noi abbiamo gli strumenti per deciderlo. Poi da Pellegrino mi lascio anche interdetto. Perché, no, Patrizia, perché hai detto che sei contro la chirurgia estetica. E quella poi che senza motivo, io sono pro chirurgia estetica quando ce n'è davvero bisogno. Hai detto bisogno di aver fatto delle punturine. Ma le punturine non sono chirurgia estetica. Una alla volta. Allora, questa ipocrisia riguardo la chirurgia estetica è purtroppo un dato comune. Io ho capito che la maggior parte delle donne, io per esempio, quando vengo regolarmente attaccata sui social da donne che mi danno della rifatta, vado a guardare i profili, sono 100 volte più rifatte di me, per di più male. Allora, io cosa voglio dire? Purtroppo il punto è un altro. Che la chirurgia estetica, al di là delle punture, che anche quelle possono variare da due... Sì, ma chirurgia... Patrizia, dai, su. Allora, non ci prendiamo per i fondelli. I bisturi e chirurgia. Allora, nel momento in cui una donna voglia di ricorrere alla chirurgia per farsi un lifting piuttosto che rifarsi le punturine, sono sistemi diversi, ma stiamo sempre comunque... Non siamo pure... non siamo le Maria Teresa di Calcutta della purezza. Ognuna di noi ha voglia di vedersi in un certo modo, e può scegliere. Sono il problema è che molto spesso per scegliere bisogna avere i soldi, questa è la verità. Allora, perché i chirurghi, soprattutto quelli che fanno chirurgia, diciamo, estetica, sono cari. E allora molto spesso, purtroppo, e questa è un'ingiustizia sociale, ma io il mio problema purtroppo non riesco a risolverlo, perché avendo una famiglia e due figli, io mi devo fare due conti. Cioè, capito? Va bene, allora adesso noi stiamo andando a trattare dei temi. La scelta viene determinata dal fatto che arriva una e gli dice: ti faccio le punture a 100 euro. 100 euro non può manco pagarselo il sindaco. Però esiste anche la medicina estetica, che è molto valida e ti aiuta a migliorare il proprio vivere. Ma la signora che vive non so dove, un paesino che non rispetto a noi, non ha tutta la capacità. Sente una che gliela fa quattro soldi, ci va.
Stop. Perché mi sembra noi, giusto farlo anche lei. Noi in questo momento di approfondimento su questa storia che abbiamo, non siamo qui a normalizzare o non normalizzare la chirurgia estetica, ripeto, ognuno ha fa le decisioni che desidera, però l'unica cosa che noi possiamo dire in questa trasmissione invece è quella di affidarsi ai professionisti qualora qualcuno dovesse decidere, scegliere esatto. di farlo e anche a dei medici, psicologi, esatto. cose che facciano capire a noi anche stesse che esatto. non sempre trasfigurarsi possa essere un cambiamento positivo, per cui c'è anche una diciamo parte molto umana, sensibile, no? Psicologica dietro a un atto di questo genere, punto. Però l'unica cosa che vorrei dire in questa trasmissione oggi è però di non colpevolizzare poi le donne che vanno a fare la chirurgia estetica, perché questo sarebbe altrettanto sbagliato, secondo me. Certo, sarebbe altrettanto sbagliato soprattutto poi davanti a casi di questo genere, dove la signora Carmela, come noi abbiamo raccontato, era andata normalmente a chiedere di farsi delle punturine, fra l'altro nemmeno di Botox, ma di acido ialuronico, che è un materiale che poi se ne va con il tempo, e invece ha trovato una delinquente, scusatemi, che gli ha iniettato silicone liquido. Carmela, volevi fare un appello? Volevi dire qualcosa? Carmela? Beh, sì, spero, insomma, di... Sono affidata in buone mani adesso del professor Pascale. Beh. E sicuramente mi riporterà il sorriso sulle labbra. Forza, Carmela. Forza. Diciamo che già una conquista, Eleonora, l'abbiamo fatta. Si è presentata senza i suoi occhiali scuri, perché... Sì, scusa un attimo, Francesca, a te è successo? Hai mai fatto... Lavorando, guarda... Hai lavorato con delle persone che hanno, no? Sì, assolutamente. Tra l'altro io ho l'onore di aver anche fatto delle lezioni a Milano personalmente di Pilates ad Alba e posso dare conferma che è una donna di una bellezza pazzesca. Bellissima. Quello su cui secondo me mi piacerebbe portare la... La cosa che mi piacerebbe riportare l'attenzione alle persone è sull'accettazione della propria unicità, che coincide con il fatto di fare un'analisi anche proprio morfologica e fisica della persona, che va a far analizzare che la persona può ottenere da un punto di vista fisico determinati risultati oppure no. Cioè ci sono alcune persone che non possono sviluppare da un punto di vista anatomico la tartaruga, ma questo non perché non lavorano nel modo giusto, ma proprio perché da un punto di vista struttura fisica questa non può essere sviluppata. La tartaruga abbiamo concluso. Grazie. Andiamo invece. Te sei a teatro? Al teatro Manzoni.